Bene ragazzi, è arrivato il momento di provare il nostro motore con una piccola chicca. Abbiamo questo contagiri elettronico che ci mancava le batterie, le ho portate e adesso funziona perfettamente. Così possiamo provare, non mettiamo gli amperometri, voltometri. Proviamo proprio il numero di giri del motore, così vi rendete, potete toccare con mano la bontà anche dell'avvolgimento e tutte cose, insomma, tutto quello che abbiamo fatto. Ci mettiamo i capicorde per rendere il lavoro più conforme a tutte le norme. Ecco qua. Aspetti un secondo. Ecco qua, perfetto. Passiamo a bloccare il primo capicorda. Veramente l'ho già provato, visto il senso di rotazione, ma sto invertendo più perché passando dalla prima alla seconda velocità c'è un'inversione di senso di rotazione che va in senso contrario. Mettiamo il secondo capicorda. Poi mettiamo il morsetto. Questo è un doppio commutatore, ragazzi. Doppio commutatore che varia la velocità e il senso di rotazione, capito? 0, poi 0,1, poi 0,2, capito? C'è tre posizioni di riposo, può essere 1, 0, 2, poi posizione centrale a 0, poi 1, 0, 2, quindi tre posizioni di riposo e 4 di marcia, 2 per la velocità lenta e 2 per la velocità quella veloce. Ecco. Guarda, anche se non siamo ordinati, ma li facciamo tutti, sia i tre marroni che i tre blu. Marroni servono per la velocità bassa e quelli blu per la velocità alta.
Anzi, non è che mi ricordo pure i fili che esce dal doppio commutatore. Mettiamo ora qui, il filo lo lasciamo montato, non c'è una scatola per mettere qua, ma lo isolo col... sta meglio che posso, insomma. Thank you.
Sì? Sì? Bene. Mettiamo morsetti pure di...